Ciao a tutti, questa è la prima intervista di I Love Australia, qui Mirko Casagrande direttamente da Byron Bay. Ho avuto la fortuna di incontrare Stefano che è entrato nel negozio in cui lavoro con degli amici chiedendo informazioni su dei viaggi e abbiamo scoperto che praticamente è uno skipper famoso, anzi l'unico italiano in Australia come skipper e capitano delle barche in Queensland. Vi facciamo qualche domanda per aiutare altri italiani che stanno pensando di fare un percorso simile. Stefano, raccontaci qualcosa un po' di te. Cosa facevi in Italia e da dove arrivi? Cosa ti ha spinto a partire per l'Australia? Innanzitutto ciao a tutti, a tutti quelli che stanno cercando di venire in Australia, che vorrebbero venire in Australia, vi racconto un po' la mia storia. Io sono arrivato in Australia nel 97, prima sono di Verona, si sentirà dall'accento veneto. Comunque lavoravo in quella che al tempo era la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluna ed Ancona, che poi è diventata, che adesso è l'Unicredit, SPA, comunque più o meno di così. Ho fatto un po' di anni così e poi ho cominciato un po' a viaggiare, ho fatto un po' il Brasile perché ho fatto una parte del servizio civile al tempo, una parte l'ho fatta in Italia e poi una zia che ha sposato un australiano, mi sono conosciuto in Egitto ed è arrivata in Australia per aprire un ristorante che ancora c'è a Mandy e mi ha detto dai vieni 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 a vedere un po' com'è. Io intanto ero un po' in Brasile, un po' tra la banca, questo e l'altro, ho deciso di venire a fare un salto a trovarla con l'idea di rimanere per un mese. Sono arrivato con visto turistico perché non avevo un'idea di rimanere per tempo. Adesso invece c'è il working holiday visa che tanti voi giovani stanno usando, che tanti useranno, fino a meno che non hai più di 31 anni. Comunque questa è un'altra storia. Perciò sono arrivato a Sydney e niente, la prima impressione è stata molto bella perché cielo limpido, pulito, tutto ben organizzato. Chiaro che io invece un po' dall'Italia, un po' latino, un po' dal Brasile così, mentre una mentalità un po' anglosassone, sono un po' più tutti un po' più organizzati, però insomma un po' più freddi. Mi ricordo le prime impressioni, ero a Manly Beach che salutavo tutti in spiaggia come avrei fatto normalmente in Brasile e tutti mi guardavano e mi dire che sto pazzo qua che va, saluta la gente in giro, perciò. Allora sono rimasto un po', ho detto, ma non so, mi sono un po' chiuso all'inizio come mentalità. Però poi un mesetto, pian pianino, adattandomi, diciamo che anche la lingua inglese ha da fare la sua parte, perché se non la parli molto bene, come all'inizio quella nostra scolastica in Italia di solito non è che sia proprio tra le migliori, poi l'accento australiano che ti dicono how's it going mate, vediamo una camera Barbie, disavo, diciamo come io, sono abituato a dire would you like a cup of tea, che si studia in inglese, perciò ci ho messo un po' a entrare nel sistema. E poi la prima tappa, casualmente, ho preso l'autobus, sono salito, stavo cercando di andare a Leeward Sundays, dove facevo già immersione, avevo fatto sul Mar Rosso, tra le mie varie vacanze tra la banca, e pensavo di andare nelle Leeward Sundays, che è un arcipelago di 74 isole, che è circa a 1400 km a nord di Brisbane, per andare a fare un po' di diving, così mi interessava un po' l'idea. Soltanto che la prima tappa di questo autobus era Byron Bay e mi sono fermato a Byron Bay, c'era un blues festival che ancora c'è adesso da tanti anni, questo 15 anni fa. E mi sono fermato, ho detto bello qua, vedevo i surfisti, gente che si faceva delle cose un po' strane, fumavano delle erbe aromatiche che non riuscivo bene a capire che cos'erano. E questa tutta questa cosa insomma mi ha un po' lasciato, c'era gente che suonava i tamburi, giambè per strada, detto, però questo è un bel posticino, insomma, non varrebbe la pena di rimanere un po' più a lungo. E da lì è cominciato tutto l'esodo d'Australia e ho cominciato a fare delle immersioni e degli altri corsi, così un po' per divertimento. Poi sempre di più e 8 mesi dopo il mio arrivo, quasi 9 mesi, ero diventato istruttore di SUP, qui in un centro che c'è a Byron Bay, si chiama Sandive. E da lì è cominciata un po' tutta la carriera che poi mi ha portato a guidare le barche, questa successiva. E poi da lì, pian piano, ho preso la prima licenza commerciale. E servono un certo numero di giorni di navigazione, circa 360, perciò poi ci vuole un anno e mezzo, 2 anni che accumuli giorni di navigazione. Nel frattempo ho trovato una ragazza australiana e attraverso lei sono tornato in Italia, poi ero in aspettativa della banca, ho lasciato la banca, sono ritornato, avevo la mia ragazza e ho fatto quello che è adesso il concubinaggio, la relazione de facto, che è riconosciuta. E dopo un anno che eravamo assieme ho fatto l'applicazione.
e poi pian piano sono riuscito a rimanere, sono rimasto con questa ragazza circa 5 anni e ho potuto ottenere il visto di permanenza indefinito al tempo, che poi è diventato un visto di, cioè, sono stato un cittadino australiano, ho fatto il giuramento alla regina. E da lì pian piano, insomma, costruttore di sub sempre sulle barche, accumulando giorni di navigazione, facendo corso, studiando per ottenere varie altre licenze commerciali, perché su uso privato è molto più semplice, la patente commerciale è, diciamo, molto più seria, ci sono corsi più profondi, c'è tante altre cose che bisogna tenere in considerazione, come sistemi di pronto soccorso, utilizzo dei durante antincendi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono se hai persone a carico, a pagamento, le cose sono un po' più complicate. Comunque pian piano una più grossa, passano gli anni di più e mi sono concentrato poi negli ultimi anni sulla barriera corallina, dove ho lavorato sia come istruttore di sub e poi come capitano di barche più piccole, da piccoli catamarani fino a più grosso, fino a quasi, insomma, l'ultima era circa 35, ho fatto 47 metri portando passeggeri di diversa diving o solo snorkeling, verso vari punti della barriera corallina, insomma, la conosco un po' tutta, poi vari delivery da Sydney, portare barche su, portare barche giù, eccetera, eccetera. E insomma, questa è un po' la mia storia, per quelli che vogliono seguire ancora. Ancora non ho incontrato nessun altro capitano qui che è italiano, qualcuno forse che ha origini italiane, ma nessuno come Rai, tanti sono chef, chi lavora nel, camerieri, manager di ristoranti, di solito le cose più semplici sono quelle per poter ottenere un visto per rimanere qui, che sono i lavori un po' più in ricerca. Il mio, insomma, è una cosa un po' diversa e chissà mai che un altro giorno in futuro, basta che non sia come capitan schiettino, tocchiamo legno. Comunque, ecco, insomma, magari andrò avanti ancora, adesso la mia licenza mi porta fino a circa 80 metri di di dimensione, e magari vado avanti ancora, non lo so, adesso vedremo cosa porterà il futuro. Comunque si può trovare lavoro, dipende dalle conoscenze che si ha in materia, è chiaro, dal curriculum che si ha, ci sono agenzie di reclutamento che ti trovano lavoro, poi ho lavorato nel super yacht, cioè ho lavorato a Monte Carlo, Saint-Tropez, tutti questi cigni a sud della Francia, e Palma di Mallorca, su barche private, pamphlet di persone che avevano bisogno di un capitano che li gestiva, o comunque un primo ufficiale di bordo, interessante, una vita un po' più che ama il mare e che ama viaggiare. Riesce a mitigare le due cose, è una cosa interessante da fare, insomma. Ecco, questa è un po' la mia storia. Il nostro carissimo Mirko qui ce l'ha un po'. Voleva che le raccontassi un po' a tutti, sul sito, così gli altri possono avere un po' così un'idea di quello che può succedere. Qua si sta bene, l'Australia è bella, c'ho già, mi sembra, negli ultimi anni di vedere che c'è un aumento un po' di turisti italiani che vanno via, purtroppo, perché sono sempre patriota, è chiaro che come cittadino mi dispiace che le cose non vadano come vadano, mi auguro che in futuro si trovino dei sistemi per poter avere una vita più vivibile, però al momento, da quello che vedo, da quello che sento, da tutti i ragazzi giovani che arrivano qui, non ci lasciano vivere come si potrebbe vivere, qui si vive bene nonostante la distanza, è chiaro che allora la terra promessa diventa molto più appetibile, mi spiace un po' per gli amici, la famiglia che un po', insomma, sono un po' distanti. Questo è tutto, grazie dell'ascolto, se ci sono altre informazioni potete sempre scrivere, mandarmi dei messaggi. Stefano Norrera, mio cognome, numero 1, cucciolino hotmail.com, se mi cercate ma trovate Mirko, se volete avere delle altre informazioni, e ciao, okay. Ciao a tutti.